Ascolta, ti chiedo un'ultima cosa. Prima di tutto grazie perché è fantastico. Secondo me è un'intervista che dà molti spunti. Sono anche andato a voler far vedere alcune cose che permettono di capire che tutto questo tipo di approccio, la terapia breve strategica, terapia breve in generale, ma in particolare la terapia breve strategica, non è una mera applicazione strategica di strategie, no? E secondo me quest'ultimo esempio lo è stato ancora di più, perché ho fatto quella domanda, perché spesso vedo che c'è un'applicazione quasi da manuale, si usa il paradosso, sovverto, ma non è sempre così scontato. Ti chiedo quest'ultima cosa. È la domanda che io generalmente faccio, la domanda di chiusura che faccio alla fine di ogni intervista. Immagina di dover consigliare a degli psicologi, dei giovani psicologi, di allenare un esercizio o una strategia per allenare una competenza, un'abilità che possa tornargli utile, allenarla anche nella vita quotidiana, una competenza, un'abilità che possa tornargli utile in seduta nel lavoro con questo tipo di problemi. Quale potrebbe essere il suggerimento da dare? Allora, diciamo una cosa trasversale che va bene dal problema clinico, ma anche dalla convivenza, è utilizzare la gentilezza come arma. Allora, che cosa fa il paranoico? Cosa fanno tutte le persone che si sentono a disagio nelle relazioni? Creano una forma di evitamento relazionale che poi conferma la loro debolezza, insomma. Certo. Quindi, più evitano, più si trovano a sentirsi disarmati, no? Certo. Allora, una delle prescrizioni, ma è una modalità assolutamente civile che abbiamo un po' perso, è quella di utilizzare la gentilezza anche con le persone che non si conoscono. Certo. Quindi il piccolo accenno, il buongiorno alla persona che trovi sullo stesso marciapiede, ti incrocia con lo sguardo, l'aggiungere una parola in più a chi ti sta accanto sull'autobus perché oggi piove, il prego passi prima lei. Allora queste sembrano, come dire, delle cose banali. Ma sono delle formidabili interazioni sociali che fanno sì che quello che era lo sguardo all'infinito a New York 30 anni fa, è l'unico modo di essere cittadini del mondo senza interferirsi, no? Però quindi evitando il contatto non richiesto, questo genera paranoia. Nel Certo. senso del termine, genera follia perché l'uomo è un animale in relazione, come dice Jean-Jacques Wittesal, che comunque l'uomo è in relazione, l'uomo per essere uomo deve essere in relazione con gli altri, altrimenti perde l'identità di se stesso. Certo. Fantastico. E quindi allenarsi alla gentilezza vuol dire allenarsi a riconoscere che l'altro esiste. E se uno comunica con gentilezza, l'altro gli risponde di conseguenza, perché, e questa è la grande scoperta della scuola di Palo Alto, È vero. il potere della comunicazione, no? Io posso intervenire nel contesto se comunico in un modo o in un altro, comunque intervengo. Fantastico. Bellissimo. Mi raccomando, psicologi, applicatele tutti perché non soltanto lavorerete meglio, ma anche sarà un posto migliore, no? Mi piace tanto, mi piace tanto. Emanuela, grazie mille perché è stata un'intervista ricca. Ti dicevo prima che io, prima del coronavirus, ho prestato alla nostra studentessa il libro e non lo posso mostrare. Tu lo hai lì per caso da far vedere?
Libro? Eh sì, così lo facciamo vedere. Se sei paranoico, non sei mai da solo. Vediamo un po'. È questo, sì. Ok. Eccolo. Se sei paranoico, non sei mai da solo. Esatto. Sì, sì, si vede, si vede, si vede. Carinissimo, insieme a Tiziana Verbitz. Bello, utile, per quel giusto mix tra spiegazione da letteratura e utilità per il clinico, quindi sì, consigliatissimo. Diciamo che questo è un libro che è proprio diviso in due parti. Sì. C'è una parte, diciamo, descrittiva su cui si spiega come si forma e come si mantiene il problema della paranoia, e supportato dalla descrizione di piccoli casi clinici. Poi c'è una seconda parte che è una parte, diciamo, riservata un po' più ai tecnici, sì, e in particolare ai tecnici che conoscono la terapia breve strategica. Sì. Consigliatissimo. E secondo me può essere utile anche per chi non è avvezzo alla terapia breve strategica. I gap che ci possono essere di conoscenze si riempiono abbastanza facilmente, per come l'avete scritto. Allora, grazie ancora e spero di vedere te, Tiziana, presto. E buona giornata. Grazie Flavio, a te buone cose e alla prossima. Ciao. Buone cose, grazie davvero.